i costituenti, riniziamo in maniera più volenterosa e più capace in questo 2021 e iniziamo con gli articoli 33 e 34 della Costituzione. Questa sera sono io ad iniziare, soprattutto per dare un breve richiamo al tema. Stasera parleremo di un altro argomento di estrema attualità, a dimostrazione come al solito che la Costituzione presbite guarda lontano, cioè scuola, insegnamento, arte. E lo faremo commentando gli articoli 33 e 34 con due ospiti, come al solito, autorevoli e preparati, che poi ci presenterà Simona Viola e Marco Taradas. Io, come al solito, voglio fare solo un breve richiamo alla portata storica di questi articoli, perché con oggi iniziamo i diritti di seconda generazione. Come ricordiamo, i diritti hanno tradizionalmente quattro generazioni. Quelli di prima generazione sono i diritti classici, cioè i diritti di libertà dallo Stato, i diritti ottocenteschi potremmo dire, e quindi erano già presenti in parte nello Statuto Albertino, li abbiamo già tutti esaminati, degli articoli 13 ai successivi. Oggi invece passiamo ai diritti di seconda generazione, che sono i diritti invece di prestazione dello Stato, i diritti di solidarietà sociale, i diritti che nascono nel Novecento e che sono chiamati diritti sociali oggi, ma erano anche definiti diritti socialisti, secondo la dottrina soprattutto di Schmitt. Diritti quindi di prestazione, diritti che costano, diritti che lo Stato dà ai suoi consociati per migliorare le qualità di appartenenza alla società. Quindi lavoro, previdenza, istruzione, e qui proprio è uno dei temi centrali, l'istruzione, che ovviamente lo Statuto Albertino non prevedeva e che invece la Costituzione prevede con norme che hanno dato luogo anche a tutta una serie di dubbi e di perplessità. Su questo quadro, ovviamente molto superficiale e molto iniziale, passo la parola a Simona Viola per la presentazione della serata. Grazie. Alfonso, grazie a te, come sempre ci hai aiutato ad entrare nel tema. Lasciate che io saluti i nostri ascoltatori che ci seguono da ormai più di 6 mesi nei nostri dialoghi ricostituenti. Abbiamo avuto una piccola sospensione durante il periodo natalizio, alla fine dell'anno. Riprendiamo con oggi con un tema di assoluta attualità, come certamente emergerà nella chiacchierata che segue. Articoli 33 e 34, come da prammatica, leggiamo le fonti perché da quelle partiamo. Seguirà una presentazione degli ospiti e da ultimo due parole sul laboratorio liberal-democratico. Allora veniamo alla prima di queste due norme, l'articolo 33 della Costituzione. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali, che chiedono la parità, deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Ecco che abbiamo introdotto il primo tema con due, diciamo, corollari di cui tutti siamo a conoscenza: l'autonomia, l'autonomia di cui si parla tanto delle istituzioni universitarie, e il tema della parificazione tra le scuole di Stato e le scuole private, due temi cruciali dell'ordinamento. E diciamo così, dei quali tutti i cittadini, bene o male, sanno, conoscono qualcosa per le esperienze scolastiche dei propri figli, eccetera, eccetera. L'articolo 34 della Costituzione che segue recita: la scuola è aperta a tutti. E se non fosse scritto, probabilmente non sarebbe così. È un articolo che ci dice quanto non siano scontate delle cose che noi riteniamo oggi scontate. Chi penserebbe fra di noi oggi che la scuola non possa essere aperta a tutti? Invece la norma costituzionale esordisce con questo diritto. E l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. È veramente interessante rileggere questo linguaggio, soprattutto alla luce dell'introduzione che ne ha fatta Alfonso, di una lettura di queste norme come delle norme socialiste, delle norme che si portavano dietro le rivendicazioni di quel socialismo d'inizio secolo che rivendicava diritti sociali, appunto, rivendicava benessere, rivendicava protezione, rivendicava anche educazione. Quando leggo queste norme penso alla personalità come la giovane Malala, che è stata quasi uccisa per rivendicare il diritto allo studio in zone del mondo dove questo diritto non è riconosciuto o addirittura o magari non è riconosciuto alle donne. Pensiamo alle donne nigeriane che sono state rapite rabbiosamente perché chiedevano di poter studiare come i maschi nel loro paese. Ci rendiamo conto dell'importanza di queste disposizioni. Allora, con questa introduzione passo a dirvi chi sono i nostri ospiti di oggi. Da prima la professoressa Anna Maria Poggi. Anna Maria Poggi insegna istituzioni di diritto pubblico, ma è stata anche preside della facoltà di scienze della formazione, appunto, e si occupa di istituzioni scolastiche e ne scrive, e potrete trovare su internet molti e molti articoli, si tratta proprio del tema sul quale ha maggiormente appuntato la sua riflessione nel corso della sua carriera accademica. È ospite nostro anche Lorenzo Stricklivers. Gli ascoltatori di Più Europa conoscono il volto e la voce di Lorenzo. Lorenzo è stato non solo docente di storia contemporanea ed ha avuto una fase della sua vita in cui è stato parlamentare radicale e in quella sede si è particolarmente occupato di scuola, istruzione e dei temi che affrontiamo oggi, partecipando anche alle commissioni parlamentari su questo tema. Oggi Lorenzo è presidente del collegio di vigilanza di Più Europa, che vigila sulla osservanza delle regole statutarie. A valle della presentazione dei nostri ospiti, prima di dare la parola a Marco Taradas, a tutti ricordo che in contemporanea con i dialoghi ricostituenti si svolge una scuola di formazione politica che è gestita e affidata alle cure del nostro Stefano Rolando, del professor Stefano Rolando. Chi fosse interessato a proseguire nei ragionamenti che noi svolgiamo con i nostri ospiti tutti i lunedì alle ore 18 non deve far altro che scrivere a LabLib, come laboratorio liberal democratico, @pieuropa.eu, e avrà tutte le informazioni del caso. Detto questo, non mi resta che lasciare la parola a Marco Taradas, che forse più che farsi manca ancora qualche minuto prima che si possa far vedere, ma si può sicuramente far ascoltare, e darci la breve introduzione al senso di questi dialoghi che, lo voglio ricordare, sono stati proprio una intuizione e un'idea originale di Marco. Marco, ce la fai a fare la strada proprio? Dai! Sì, poche parole, intanto un saluto agli ospiti e un buon anno a tutti quanti, compresi i nostri ascoltatori e telespettatori via web. E non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto da Alfonso e da te, e risparmio la solita introduzione politica in cui si spiega perché abbiamo ideato questi dialoghi ricostituenti, perché la scuola è tornata di grande attualità, come tu dicevi, perché si sta discutendo come la politica sta affrontando il tema della scuola aperta a tutti, della scuola libera, della scuola che funziona. In questo momento hanno deciso di privilegiare altro rispetto ai rischi della pandemia piuttosto che l'istituzione scolastica. Questo naturalmente sta producendo socialmente, socialisticamente, anche dal punto di vista liberale, una diminuzione del criterio delle pari opportunità per tutti, perché le classi sociali e i gruppi sociali più svantaggiati soffrono di più della mancanza della scuola fatta fisicamente, col contatto diretto e con i compagni di scuola e con gli insegnanti, mentre bene o male le famiglie
che vengono da una tradizione culturale o da un benessere sociale maggiore forse soffrono meno della didattica a distanza. Questo oggi ripropone non soltanto un tema di pari opportunità, ma anche la domanda se la scuola, così come è organizzata oggi, sia adeguata ai tempi che viviamo, se ad esempio riesce ad affrontare quella che è una delle ragioni della disuguaglianza negativa. Non è di per sé negativa la disuguaglianza, ma c'è una disuguaglianza negativa che si esprime attraverso il cosiddetto digital divide, l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, di contatto, anche di economici che passano attraverso il web, e dove molti oggi sono esclusi anche soltanto per ragioni di nascita in determinati luoghi del paese, in determinate regioni o ambienti. Quindi mi pare che ci sia molta carne al fuoco, c'è una discussione da sempre aperta, però che non ha mai raggiunto una fase di dibattito pubblico reale sulla necessità di modificare le scuole, dalle 3I della ministra Gelmini alla buona scuola di Renzi. Poi in realtà si sono tutte arenate queste riforme e c'è stata una resistenza molto forte sia da parte della burocrazia che anche, mi pare di capire, dei sindacati degli insegnanti. Questo ci aiuterà a capire come eventualmente intervenire o sugli articoli della Costituzione o sulle leggi e sui modi in cui la politica ha tradito o tradotto le norme costituzionali. Professoressa Poggi, l'ascoltiamo con grande interesse. È chiaro che ci troviamo in un momento in cui, come spesso accade, talvolta più intensamente, talaltra meno, vi sono degli interessi contrapposti da bilanciare. Qui c'è un tema di tutela della salute che si scontra con il diritto all'istruzione, come ci dice Marco, e questo conflitto può generare delle sperequazioni anche di carattere socio-economico tra categorie sociali. Questo è quanto. Quali sono le sue riflessioni a proposito? Benissimo, le posso solo chiedere quanto tempo ho così? Benissimo, abbiamo tutto il tempo che abbiamo davanti. Ah. Se il professor Strickleavers avrà voglia di fare qualche chiosa rispetto a quello che lei dice, lo farà e chiederà come costume educatamente permesso, ma fino alle 7:30 possiamo stare insieme a chiacchierare, naturalmente scambiandoci, e quindi faccia lei quando pensa che abbia voglia di passare la parola a Lorenzo. Perfetto, anzitutto io vi ringrazio moltissimo perché questa riflessione non solo sulla scuola, perché giustamente sia Alfonso prima che adesso Marco Taradash hanno giustamente allargato il tema, perché oggi non è solo più in questione il tema dell'organizzazione della scuola, ma come è stato detto molto bene, sono in questione i diritti sociali, le pari opportunità, e quindi in qualche misura vengono in questione i fondamenti dello Stato socialdemocratico come noi lo conosciamo dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, come architrave di tutte le democrazie europee più importanti, cioè quelle che hanno consentito i famosi, i gloriosi 30 anni che noi abbiamo avuto, e che però da un certo punto in poi hanno cominciato a subire una fatica che sul terreno dell'istruzione sta diventando molto molto evidente, e di cui io spero di riuscire a darvi qualche coordinata. Allora, alla fine di riflessioni che si sono snodate lungo molti anni, in cui non ho solo fatto ricerca, devo dire la verità, ho anche attivamente partecipato a commissioni ministeriali, ho fatto, diciamo così, tutta una serie di attività
un po' parallele a quelle che Alfonso ha fatto su altri terreni e che quindi mi hanno consentito anche di vedere la scuola da tanti punti di vista diversi, dal punto di vista ministeriale, dal punto di vista delle regioni, dal punto di vista della scuola vera, cioè i dirigenti scolastici, la scuola vera, eccetera. Io ho scritto un libro, che è un libro che mette insieme delle riflessioni sull'istruzione, ma in realtà sono delle riflessioni su dove sta andando lo stato sociale in Italia, perché il primo punto... Noi non abbiamo difficoltà che lei ci dica il titolo del libro, così gli ascoltatori... Dica, mi dispiace non averlo detto io. No, il libro si chiama Per un diverso stato sociale, la parabola del diritto all'istruzione in Italia ed è del Mulino dello scorso anno. Allora, la prima cosa che vorrei fissare è questa, che la questione dell'istruzione è una questione cardine dello stato sociale. Questa è la prima cosa che dal mio punto di vista è fondamentale, perché nell'istruzione... E giocano, diciamo così, non solo gli articoli 33 e 34, che ne sono in qualche misura le proiezioni, diciamo così, organizzative, ma in realtà giocano gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Quindi quelle due norme, tra l'altro che sono le due norme più utilizzate dalla Corte Costituzionale come parametri, no? Nelle decisioni... i diritti sociali e perché il diritto all'istruzione come dire coinvolge i capisaldi dello stato sociale, cioè gli articoli 2 e 3 della Costituzione. L'articolo 2, perché l'articolo 2 pone in capo alla Repubblica l'obbligo di far sì che ogni persona possa sviluppare la sua personalità. E quindi come si sviluppa la propria personalità? Beh, la istruzione è un punto fondamentale dello sviluppo della propria personalità. Qui non voglio richiamare gli studi che sono ormai entrati nella letteratura non solo specialistica, ma nella letteratura, diciamo così, che viene citata a tutti i livelli, di Amartya Sen, per esempio, già nel 98 dimostrava come solo gli stati che sono riusciti ad investire sull'istruzione hanno poi generato non solo uno sviluppo economico, ma soprattutto uno sviluppo sociale, quindi a tutto tondo, no? Quindi è chiaro che se in uno stato si investe su istruzione vanno anche avanti le pari opportunità, la parità di genere diventa più semplice, no? E via enumerando, no? Quindi l'articolo 2 e l'articolo 3, come Taradas prima diceva, cioè oggi il problema dell'istruzione sta diventando un drammatico problema di uguaglianza, perché tutti i divari stanno venendo a galla. Quindi il primo punto che volevo fissare è che quando noi parliamo di istruzione in realtà parliamo di stato sociale, e parliamo di stato sociale perché nell'istruzione noi abbiamo l'incrocio tra queste due norme, principi fondamentali, l'articolo 2 e l'articolo 3, che non a caso sono tra i principi fondamentali, sono tra le norme più richiamate dalla Corte Costituzionale in tema di stato sociale e sono oggettivamente, diciamo così, i due pilastri su cui si regge lo stato sociale stesso. E questo è il primo dato che volevo fissare. Il secondo dato che volevo fissare, proprio per inquadrare anche una discussione che mi piacerebbe anche avere con voi su questi temi, è questo. La pandemia non ha fatto nient'altro che portare a galla problemi che noi studiosi del sistema di istruzione denunciamo da almeno 10 anni. Perché la questione dei divari è una questione purtroppo risalente. I divari, io in questo lavoro che ho fatto ho cercato di dire come i divari ormai sono divari su terreni diversi, sono i divari in termini di competenze,
sono i divari in termini di crescita di netta, i ragazzi che non studiano e non lavorano. L'Italia è maglia nera in Europa ormai da 3 anni sui netta, cioè i ragazzi tra i 18 e i 34 anni, immaginate, che non lavorano e non studiano, che non lavorano e che non sono nel circuito dell'istruzione. Il divario ragazzi e ragazze, il divario nord-sud, il divario in termini questo è un elemento molto rilevante, dove c'è poca istruzione c'è più malavita, c'è più corruzione. Quindi la mancanza di istruzione produce, o la mancanza o comunque una istruzione che non si fondi, che non abbia determinate caratteristiche, incide sulla rilevanza della corruzione. Questi sono dati che ormai Save the Children nei suoi rapporti mette costantemente in evidenza. Come ormai sappiamo perfettamente che i giovani detenuti sono usciti molto presto dal circuito scolastico e quindi anche questo è un altro tipo di divario notevole. Ma potrei continuare, guardi, adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco, ma solo per dire che la pandemia in realtà non ha fatto nient'altro che portare a galla dei problemi direi più che sullo stato sociale, sull'istruzione, proprio sullo stato sociale in Italia. Perché l'istruzione è un cardine dello stato sociale e quindi non ha fatto nient'altro che portare a galla questo tema, che è il tema di un'istruzione. Io inizio il mio libro dicendo questo: i ragazzi italiani passano molto tempo nelle aule scolastiche, ma a vedere le rilevazioni OCSE o le rilevazioni PISA sembra che il tempo che passano nelle aule scolastiche non porti il frutto che ci aspettiamo. Questa è un po' in sostanza. Allora, il tema è capire come mai, perché, che cosa è successo, cioè dove si annidano i problemi, dove si annidano le questioni. E quindi da questo punto di vista gli articoli 33 e 34, soprattutto il 34, non è che sono ancora completamente attuati, perché in uno Stato in cui noi abbiamo dei risultati di istruzione così fortemente divaricanti il Paese e le persone, evidentemente le promesse costituzionali contenute negli articoli 33 e 34 sono ancora da vedere. Professoressa, un'introduzione veramente ampia e di ampio respiro. Sono sicura che ha dato materiale a Lorenzo e a tutti i divari che lei ha descritto e che mi sono segnata, che sono incredibili. Ne aggiungerei un altro: meno istruzione, più populismo. È vero o no che meno istruzione, più Trump, più Movimento 5 Stelle, più cretinismo sociale e politico. È così. Lorenzo, è tutta tua. Devo dire che sono molto d'accordo con quello che tu hai detto. Questa è stata una introduzione veramente fondamentale, perché ha messo al centro il problema, che potremmo rovesciare la questione. Non è il problema della scuola, è il diritto di avere delle persone per contribuire a superare le condizioni di disuguaglianza e i problemi che perfettamente, con straordinaria sintesi, la professoressa Poggi ha messo a fuoco, per superare le condizioni di disuguaglianza, eccetera, eccetera. Non aggiungo altro a quello che è stato detto benissimo. Proprio arrivando alla fine del discorso, che è in realtà l'inizio, il problema è della qualità della scuola. È la qualità della scuola. È quello che il fatto che a scuola, mettiamo fra parentesi, se vogliamo, per un momento queste condizioni straordinarie e difficilissime da gestire che viviamo adesso. Ma il dramma è la ordinarietà del problema. Il dramma è delle
delle ore, delle quantità di tempo, l'impiego del tempo, delle energie degli studenti e delle studentesse che in tanta parte vanno disperse. E questo e qui è il nodo, è la qualità della scuola. Che tipo, qual è il problema? Perché in Italia questi sono i problemi? E di qui si deve partire. E io credo che sia importante aggiungere, direi, due concetti ai concetti. Poi sono cose di cui mi sono molto occupato anch'io, non solo perché sono stato mi sono occupato di politica scolastica molto intensamente quando ero parlamentare, ma perché poi anche fuori da quello, mi sono collocato anch'io in un corso di scienze di laurea in formazione primaria, appunto per la passione, sono andato a insegnare storia e didattica della storia a formazione primaria, quindi ci ritroviamo come sensibilità. Ma voglio dire, introduciamo, direi, due concetti per proseguire, credo, sulla linea del discorso della professoressa Poggi. Quando parliamo di scuola, noi non parliamo, come dice la Costituzione, di istruzione e basta. Certo, la Costituzione parla del diritto all'istruzione, ma la scuola ha accanto al compito dell'istruzione un altro compito fondamentale che non è sinonimo, che è quello dell'educazione. E qui la buona scuola, adesso senza riferimento alle normative sulla buona scuola, di cui non mi pare non è essenziale ora occuparsi, è la buona scuola è quella che è capace di dare insieme all'istruzione, e direi attraverso l'istruzione, anche educazione, che vuol dire formazione umana, che vuol dire ricchezza umana, che vuol dire capacità di entrare positivamente nei rapporti sociali, nei rapporti umani e via via. Quindi questo è un punto fondamentale. E l'altra è, questo ci può riportare, se vogliamo, proprio anche alla lettera dell'articolo 33, che è un articolo che mette al centro, poi in modo, potremmo anche valutare con delle ambiguità probabilmente, il tema della libertà della scuola e nella scuola. Perché l'articolo 33, se noi lo leggiamo, è un articolo che pone è tutto centrato sul problema della libertà, fin dove, come, quanto, chi, la libertà nella scuola, libertà delle scuole, della scuola. Il problema che si collega, è interessante forse aggiungerlo, a un'altra articolo della Costituzione, quello che all'articolo 117 che costituzionalizza l'idea di autonomia non dell'università, come fa l'articolo come fa l'articolo 33, ma anche l'autonomia della scuola, che è un punto che si collega ovviamente al discorso delle libertà, magari ci arriveremo più nello specifico perché è molto importante. Perché io penso, questa è la mia opinione, non so se tutti la condividono, perché io penso che questi due problemi, la qualità della scuola e la libertà nella e della scuola, insomma, come adesso vedremo, siano collegate? Perché io penso che l'educazione non può che passare attraverso una dimensione di libertà. Cioè, non esiste una autentica capacità di educare da parte dell'educatore. L'insegnante non è solo un istruttore, è un educatore, deve essere, speriamo che sia. E l'insegnante deve poter fondarsi su una dimensione di libertà che è sinonimo di responsabilità. Non, cioè sinonimo, non sinonimo, è l'espressione sbagliata, ma non c'è libertà senza responsabilità e responsabilità senza libertà. E la responsabilità educativa, che vuol dire l'assunzione in coscienza di un compito educativo, di un ruolo, non può che fondarsi su una dimensione di libertà. E quindi diciamo che nella scuola, nella cultura in generale, ma poi nella scuola,
non possa non essere centrale la dimensione della libertà e quindi della responsabilità, mi pare un aspetto essenziale. Ora, quanto, ecco, nella scuola, adesso lasciamo forse perdere per un momento la questione però fondamentale, se parliamo dell'articolo 33 dei rapporti tra scuola di Stato e scuola non di Stato, ma adesso lasciamo perdere questo aspetto. Quanto nella scuola riesce a esserci riesce a dominare questa dimensione di libertà, lineetta, responsabilità educativa? Questo è un grande problema, e che si lega a tanti aspetti, a mio modo di vedere. Si lega alla dimensione del modo di reclutamento e funzionamento del corpo insegnante, potremmo dire, civiltà dei comportamenti che la scuola ha assunto. Perché nella scuola esistono c'è una serie di normative che assicurano libertà, ma c'è un costume, una abitudine al funzionamento delle istituzioni che porta in realtà a far sentire il docente più come un funzionario che come un professionista dell'educazione attraverso l'istruzione, che è altra cosa. E da questo punto di vista, mi pare che Marco Tarda ce ne faceva un accenno rapidissimo in conclusione della sua introduzione. Beh, una responsabilità centrale è, a mio avviso, poi possiamo parlarne più diffusamente, ma il convergere della burocratizzazione, della generale burocratizzazione della vita della scuola e delle dinamiche sindacali che assolutamente sono convergenti. Il ruolo del sindacato e della burocrazia, dell'abitudine burocratica, della subordinazione burocratica, hanno creato una dinamica che moltiplica gli ostacoli agli insegnanti che vogliono usare a pieno gli spazi di libertà che pure ci sono nella scuola. Gli spazi che stimolano le occasioni che sono offerte di entrare in una dimensione di qualità della scuola. Ecco. Questo non so se adesso può bastare per una prima introduzione, poi ho molti altri punti ovviamente che vorrei toccare, ma non so se è già chiaro il senso del discorso che sto cercando di sollevare, quindi forse mi fermerei un momento e ridarei la parola alla professoressa Poggi. Tanto ti ringrazio molto Lorenzo. Prima di lasciare la parola alla professoressa Poggi, ammesso che Marco non voglia fare un intervento, rilevo e sottolineo la formidabile forza della affermazione che fai, secondo cui l'educazione passa per l'esercizio della libertà. Lo trovo formidabile, è qualcosa che è un pensiero che una forza politica come Più Europa non può non sottolineare e accentuare. Penso alla riflessione che in questi giorni la visione del film di Netflix sull'esperienza di San Patriano e di Muccioli ha costretto tutto il paese, no? Lì c'era uno spazio appunto non di istruzione, certamente di educazione, che non passava appunto attraverso l'esercizio della libertà, e ci stiamo tutti domandando buoni ultimi, perché Marco Pannella se l'era domandato e si era dato delle risposte molto prima di Netflix, come appunto in quella dimensione non c'è, senza libertà non c'è educazione, non c'è una crescita dello spirito critico. Lascio la parola alla professoressa Poggi, pregandola, se ha voglia e lo ritiene utile, di svolgere una riflessione anche su quanto l'esercizio dell'istruzione e dell'educazione siano fondamentali nella prospettiva di creare delle
vaccinazioni, delle tutele, degli anticorpi alla tragedia della fake news nell'ambito dei social. Stiamo assistendo in questo momento ad una terrificante rivolta negli Stati Uniti d'America di una massa di persone che ha creduto ingenuamente, vorremmo quasi dire in buona fede, a delle patenti falsità che venivano loro impartite dalla più importante autorità politica del paese. Forse l'istruzione rappresenta un anticorpo rispetto a fenomeni di una gravità così patente. Sì, grazie. Prima di svolgere le riflessioni, vi volevo dire una cosa che mi ha molto impressionato rispetto a quanto è importante l'istruzione sulla costruzione della personalità e quindi sulla capacità di stare al mondo, mettiamola così, no? Ecco. Allora, io l'altro ieri, scusate l'inserto personale, ma a volte questi episodi credo facciano capire di più di tanti discorsi. Io l'altro ieri sono andata in visita ad un laboratorio che è qui a Torino, il laboratorio delle curiosità, il perché, dove vanno gruppi, classe, per fare sperimentazioni scientifiche e matematiche, sostanzialmente sono dei laboratori scientifici. Ora, i tutor che accolgono i bambini mi hanno raccontato una cosa che mi ha veramente sconvolto, e cioè che sono arrivati bambini di seconda elementare, quindi adesso, che quindi l'anno scorso, diciamo, hanno fatto il periodo di chiusura, che non sanno né leggere né scrivere. Cioè, voi capite cosa vuol dire questo? Cioè, questo vuol dire l'importanza dell'istruzione. Noi oggi abbiamo in Italia dei bambini che fanno seconda elementare, che devono imparare a leggere e a scrivere, perché lo scorso anno che facevano la prima elementare, evidentemente hanno avuto l'anno che hanno avuto. Quindi, come dice Taradash, se sono nati in famiglia in cui papà e mamma sono stati in grado di farlo, bene, altrimenti abbiamo bambini così. Ecco, questo solo per dirvi l'impatto del fenomeno sulla questione dell'istruzione, che naturalmente va a sovrapporsi ad una realtà che già non era una realtà, come dire, solida, no? Chiusa la parentesi, due elementi. Uno è che il professore prima ha detto una cosa, mi ha invitato a nozze, ma io non solo sposo la sua idea, l'educazione non può che passare attraverso la libertà, ma tutta la costruzione giuridica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche si fonda proprio su questa idea cardine. Questo è il punto. Cioè, cosa più dell'autonomia sviluppa il concetto culturale dell'educazione come libertà? Nulla. Perché? Perché tutto si fa attraverso quella capacità dei docenti e soprattutto della comunità scolastica di interpretare la realtà, e attraverso la realtà, quindi anche chi hanno davanti, e attraverso questa interpretazione costruire la personalità. È un peccato che l'autonomia scolastica sia stata uccisa fin dal suo nascere dalle continue molestie burocratiche del ministero e degli uffici scolastici regionali, che l'hanno ridotta a quasi nulla. E anche qua purtroppo dalla pressione sindacale, perché è inutile che stiamo lì a raccontarla, ecco. Anche le vicende di questi giorni sono evidenti. Alla fine sono state le confederazioni sindacali che non hanno consentito i doppi turni nelle scuole, cioè la possibilità di spaccare le classi a metà e di fare in maniera tale che i ragazzi potessero andare a scuola. Questa è la realtà. Se poi vogliamo discutere come affrontarla, però bisogna prenderne atto. Questa è la realtà. Quindi se non
parte l'autonomia delle scuole, veramente questo concetto dell'educazione che passa attraverso la libertà di nuovo è una promessa non realizzata. Quindi io su questo sono, non so come dire, sto combattendo la mia battaglia oramai da una quindicina di anni in tutte le sedi, in tutti i tavoli possibili, immaginabili, perché... Mi arruolo, se posso mi arruolo. Perché guarda, io ci credo fondamentalmente, non solo come professore universitario, ma sono convinta che veramente questa sarebbe la svolta per il sistema italiano. Cioè, questo sarebbe il passaggio dal modello casatiano-gentiliano al modello vero, no? Quello che effettivamente fa fare dei passi avanti alla nostra scuola dal punto di vista proprio qualitativo, no? Cioè di quella scuola che forma le persone in quanto tali. Questa per me è è l'orizzonte. Posso magari inserirmi, se posso, un momento per aggiungere un punto che proprio personalmente mi sta molto a cuore. Quando si è fatta, io ho avuto un ruolo abbastanza significativo nella battaglia per l'autonomia, in Parlamento, fuori dal Parlamento, e avevo fatto un lavoro che a me pareva molto significativo, perché quando si dice autonomia della scuola, si dice, cioè una scuola decide quello che vuole, entro certi limiti, quello che vuol fare, che cosa, come vuole insegnare, soprattutto come vuole insegnare. Questo è, che detto così, è qualcosa di bellissimo dal punto di vista, esattamente per le ragioni, perché è la libertà. Può essere la negazione della libertà, attenzione, perché se l'autonomia vuol dire che in una scuola si decide che metodo si usa, e questo diventa obbligatorio, questo può essere la peggiore oppressione della libertà del singolo insegnante. L'insegnante che non è d'accordo con la maggioranza dei suoi colleghi è oppresso molto più che dalla scuola centralista. Quindi, e io avevo contribuito con altri a fare una battaglia perché la legge sull'autonomia, la normativa, non avesse questo. E io dicevo, è essenziale che nell'autonomia si riconosca la libertà per le minoranze degli insegnanti nella scuola di fare le loro scelte metodologiche diverse. Cioè, in una scuola si può decidere che non si vuole usare il metodo Montessori, che so io, ma un gruppo di insegnanti dice, ma noi vogliamo fare il metodo Montessori, devono avere il diritto di farlo. Beh, io ho cercato di fare una battaglia su questo tema, e devo dire, ho incontrato, e devo sempre esprimere una enorme riconoscenza, una disponibilità del ministro Berlinguer. Alla fine, nella normativa sull'autonomia è riconosciuta questa norma rivoluzionaria, che in una scuola una minoranza ha diritto di fare le proprie scelte pedagogiche, anche se non approvate dalla maggioranza, e viceversa, che è una rivoluzione. Questo sta nella legge, c'è scritto dal 1997, mi pare, che è stato adottato il decreto, c'è nella legge. Questo, la cosa, ecco, riprendo quello che diceva lei prima, questa norma che cambia tutto nella scuola dal punto di vista, è assolutamente inapplicata. Io non ho mai sentito di un solo caso in cui qualcuno si sia accorto di questa norma e l'abbia voluta esercitare. Perché c'è una dinamica, c'è un clima che viene appunto dal convergere di burocrazia, abitudini burocratico-sindacali, che questa cosa l'hanno fatta sparire. I presidi, ho parlato molte volte con dei presidi, guardate, c'è questa, ah sì, davvero, c'è questa norma, non lo sapevo, nessuno se n'è accorto. E questo è un cardine fondamentale, se proprio da questo punto di vista. Chiedo scusa, mi interrompo. No, ma grazie, perché quando si dice da dov'è che bisognerebbe ricominciare, no? A volte si mettono in campo, non so come dire, anche forse strumenti eccessivi, le riforme costituzionali, ma no, ma non ce n'è bisogno.
Basterebbe semplicemente applicare quello che lei prima ha citato, per esempio, che è il DPR 275 del 99, che è sostanzialmente l'atto più importante di attuazione dell'autonomia scolastica, e ripartire di lì. E quindi in sostanza generare all'interno, cioè aprire alla libertà dell'educazione, no? Le scuole. Da questo punto di vista, Berlinguer, che lei ha citato prima, ha fatto anche un'altra operazione fondamentale, che è la legge paritaria. Adesso, al di là, certo, al di là, diciamo così, io vorrei anche che si deideologizzasse questo dibattito. Cioè, il tema della scuola, del sistema nazionale di istruzione, in cui ci stanno scuole di ispirazione diversa, che tutte concorrono purché abbiano gli obiettivi della politica nazionale, no? Quindi del raggiungimento di certi standard, ma è un valore fondamentale all'interno di un sistema. Certo, scuole statali e non statali, convergenti, esatto, paritarie, naturalmente. Un sistema che per esistere ha bisogno di uccidere, no? La libertà di altre scuole. Ma che sistema è? Ma che sistema è? Cioè, non è un sistema che si scrive in una democrazia liberale, no? E in uno Stato democratico come noi lo abbiamo conosciuto e come ha contribuito, no? E difatti, e qui torno un po' al tema che mi ha lanciato prima la nostra interlocutrice, in questo momento pandemico è come se stessero venendo a galla tutte le pulsioni peggiori, che sono, diciamo così, l'antitesi di tutta una serie di valori delle democrazie liberali, no? Io faccio questo, la questione delle fake news. Le fake news non le puoi impedire, perché per impedire le fake news devi limitare delle libertà. Che cos'è che devi fortificare sapendo che ci possono essere le fake news? Devi fortificare gli anticorpi. E quali sono gli anticorpi alle fake news? Sono la costruzione del senso critico delle persone. Questo devi fortificare. Non è che devi chiudere i social, o devi limitare, o devi chiudere tutto, perché questo è, come dire, è come chi si rinserra in un fortino e poi rimane solo, no? È un po' questo che sta succedendo. Noi non dobbiamo aver paura della libertà. Non dobbiamo aver paura della libertà. Perché non dobbiamo aver paura della libertà? Perché solo attraverso l'espressione della libertà noi possiamo anche capire dove ci sono i problemi e affrontarli. Ma se noi in radice neghiamo la espressione delle libertà, è evidente che entriamo in un'altra forma di Stato, che tra parentesi non è assolutamente la forma di Stato in cui che fonda non solo la nostra Costituzione, ma le più importanti Costituzioni europee. Quindi è chiaro che l'istruzione, da questo punto di vista, è un formidabile alleato dello Stato sociale e dello Stato democratico, a tutti i livelli. Ma lo è. È un fondamento più che un alleato. E lo è, però, nella misura in cui, come diceva prima Lorenzo, non è solo istruzione come trasmissioni di competenze, ma istruzione come educazione, cioè come formazione della personalità, dello spirito critico. Io capisco questo come docente, che quando insegno non solo devo trasmettere delle competenze, ma devo in qualche misura estrarre da chi ho davanti quella capacità che gli consentirà col tempo, no, di poter giudicare, di poter valutare, di poter applicare determinati schemi. Se non faccio questo, ho trasmesso delle competenze ma non ho educato. Ecco, questa per me è un qualcosa di fondamentale. Ma questo, per essere fondamentale, però deve potersi esprimere la libertà del docente, e quindi deve poter andare oltre, se vogliamo,
le prescrizioni, no? Come diceva prima Lorenzo giustamente, ma se in una scuola la maggioranza dei docenti vuole utilizzare il metodo Montessori e ci sono 5 docenti che invece vogliono fare un progetto diverso, devono poterlo fare. Certo. Perché se non c'è questo, non c'è la possibilità della istruzione come educazione. C'è solo la trasmissione delle competenze, stop, nient'altro. Mi vorrei fare due provocazioni, sempre che Marco non ne abbia una delle sue. La prima è, quando si parla, diciamo così, al bar sport, cioè si fanno dei discorsi non tecnici, non politici, ma si chiacchiera del più e nel meno su questi temi, è uno quello che ti senti dire, ma in fondo alla fine il corpo insegnante è lo specchio del paese, l'Italia è quella che è, e quindi che cosa pretendi? Perché dovrebbero essere migliori di tutti quanti gli altri? Il paese sta peggiorando di decennio in decennio, la qualità appunto dell'educazione delle persone scema, non si vede perché dovrebbe incrementarsi nell'ambito scolastico. Noi però facciamo politica, siamo dei tecnici anche, e quindi ci dobbiamo chiedere come porre rimedio a questo fenomeno che probabilmente nella sua banalità rispecchia la realtà. E allora Lorenzo ha posto il problema del reclutamento e del funzionamento degli insegnanti e mi piacerebbe capire se avete immaginato delle soluzioni diverse da quelle del presente, se è possibile uscire da questo diabolico circolo vizioso dei concorsi per titoli, per esami, per i precari che devo sistemare e tutto quello che sappiamo da tempo immemorabile. E questa è la prima domanda. La seconda esce un po' dal seminato ed è un tema che però mi arrovella ed è un tema del rapporto appunto tra la dialettica, il rapporto dialettico tra libertà e autorità, e vi domando di fronte alla sfida che ci pone l'ingresso di una moltitudine di persone che fa capo a delle religioni, in particolare alla religione islamica, che è una concezione, diciamo così, come sappiamo, totale dell'educazione, della formazione dei singoli, di fronte a problemi come quelli che affronta la Francia e che l'Italia non sono ancora così arrivati, ma certamente arriveranno, che è quella della libertà di culto, non di culto, scusate, la libertà per le scuole islamiche e coraniche, evidentemente, di impartire ai loro giovani un modello educativo così, così radicalmente distante da quello di cui stiamo parlando e appunto certamente non improntato al principio della libertà, e qui è una chiave di risposta e di lettura di quello che ci diceva Lorenzo, qual è la risposta della società liberal-democratica e social-democratica che ci state ricordando di fronte al nostro modello, che è quello che ci stiamo dicendo, qual è la risposta per evitare che anche in questo paese nascano delle fucine di piccoli soldati ciechi e odianti e diciamo così portati giorno dopo giorno a odiare il nostro sistema, a disprezzarlo e privi di quegli strumenti appunto critici che invece noi vorremmo che la scuola impartisse. Qual è la vostra risposta? Per sintetizzare quello che hai detto, Simona, c'è il problema anche della libertà dal culto. Come si attua nella scuola? Beh, comunque posso dire una cosa, Simona. Simona, guarda che quello che dicevi prima un po' avviene già, perché noi sappiamo che sia i ragazzi di famiglie islamiche, sia di anche di ceppi molto forti cinesi, fanno scuole parallele, cioè vanno nelle nostre scuole e poi fanno scuole parallele. Non so se è chiaro. Quindi in realtà questo tema c'è già, c'è già, nel senso che non si accontentano della nostra scuola evidentemente, quindi il mattino vanno nella scuola di Stato, in un'altra scuola,
italiane, poi il pomeriggio si trovano per la formazione, diciamo, che corrisponde di più alla loro, no, alle loro, tra virgolette, esigenze. Io su questo, scusate, sono abbastanza tranchant, nel senso che io ero molto d'accordo con una proposta che aveva fatto Giuliano Amato tempo e tempo fa, quando si fecero le prime discussioni sulla questione della cittadinanza, no? Nel senso che, secondo me, il vivere all'interno di una comunità politica, no, importa diritti ma anche dei doveri. Io su questo sono, scusate, molto, come dire, molto poco libertaria, nel senso che, secondo me, se tu appartieni a una comunità politica e quindi vivi nello Stato italiano, non puoi non, come dire, non rispettare quelle che sono i cardini, i principi di quello Stato, dal punto di vista, da tutti quanti i punti di vista. Quindi io, per esempio, sono sempre stata molto dell'idea che a questi ragazzi bisognerebbe fare un supplemento di educazione alla cittadinanza, no? Quindi, per esempio, nella scuola o nella scuola di Stato, nella scuola paritaria, poco importa, bisognerebbe chiedergli un supplemento di educazione alla cittadinanza, perché noi non possiamo immaginare che loro facciano parte di una comunità politica non cercando neppure di capire quali sono i capisaldi di questa comunità politica. Dopodiché si potrà discutere con loro di questo, no? Si potrà arrivare a una discussione, ma è importante farlo, perché il modello francese si è dimostrato fallimentare. Cioè, quando hanno vietato il velo, no? Quando hanno fatto quella famosa legge sul divieto del velo e dei simboli, in qualche misura hanno voluto, tra virgolette, sedare, no, un problema, cioè hanno voluto, non so come dire, imporre la laicità della scuola, ma, come dire, cancellando tutte quante le differenze. Però questo non ha funzionato in Francia, non ha assolutamente funzionato, e secondo me non funziona da nessuna parte. Il problema è che le differenze bisogna farle emergere, bisogna vederle, saperle, e con queste confrontarsi. Come si può confrontare la scuola italiana con queste? Non facendo finta che non esistano. Prego. No, volevo solo dire, il modo in cui ha posto lei la questione mi sembra assolutamente giusto, ma bisognerebbe forse allargarlo, perché quello che ci stanno dimostrando i tempi contemporanei è che questa educazione alla cittadinanza non appartiene neppure a coloro che nascono da famiglie secolarmente italiane. Quindi c'è un problema di rilancio dello strumento scolastico per riproporre una tradizione, riproporre una cultura e mettere tutte le persone, tutti i ragazzi in grado di affrontare le questioni dei nostri tempi. Naturalmente, partire dal problema che si porrà anche in Italia sicuramente può essere utile, perché sarà più chiaro allora il ruolo che deve avere una scuola, che è quello della formazione di personalità indipendenti e critiche, ma per riuscire a farlo deve anche avere una struttura organizzativa che coinvolga le persone ed offra loro delle prospettive serie una volta che escono dal percorso scolastico. Ecco, noi oggi mi pare siamo molto carenti da questo punto di vista. Il fatto che le competenze degli insegnanti non siano valorizzate e non siano valutate, perché nonostante le leggi e le norme che impongono le valutazioni sappiamo quante resistenze ci siano, sia anche da parte degli insegnanti rispetto alla valutazione dei loro discepoli, dei loro alunni. E non abbiamo una scuola professionale adeguata al nostro tempo. La scuola professionale è stata svalorizzata nel corso dei decenni, ritenendola una scuola di serie B, e poi ci ritroviamo appunto ENEET, di cui lei parlava all'inizio, i quali, di fronte alle difficoltà scolastiche che sono indirizzate verso la qualità e l'eccellenza, magari
non riescono a trovare una strada in cui sarebbero invece magari primattori. Il fatto che l'autonomia scolastica si sia bloccata ai primi passi, che non ci sia una figura di manager o leadership, guardiamo dai due punti di vista scolastico, in grado e di valutare le competenze degli insegnanti e indirizzarle, e allo stesso tempo di offrire agli studenti delle alternative ai percorsi obbligati nelle scuole tipo Lego, per cui ci sono tanti mattoncini che vengono composti, ma non c'è invece una dimensione che possa effettivamente completare il discorso teorico della libertà che veniva così bene fatto sia da Lorenzo sia da lei, ma non, appunto, non aiuta a trasformarla in pratica, pone il problema generale della scuola italiana, una scuola che ogni anno va alla ricerca di insegnanti che sono anche più numerosi di molti altri paesi in rapporto alla popolazione studentesca e li va a cercare all'ultimo minuto senza neppure capire se questi nel corso della loro disperata carriera alla ricerca di un posto di lavoro continuativo abbiano completato poi una formazione che deve essere continua. Insomma, è una questione che io ho cercato anche nelle tavole Colao, in realtà lì ci sono solo accenni molto generici. Invece penso, ho visto invece degli altri studi che cercavano di mettere a frutto anche il metodo Colao, ma riguardavano esattamente la scuola, che dovrebbe essere al centro di un lavoro politico e culturale di fronte alle sfide. Si è parlata di quella, la sfida di una cultura oppressiva dal punto di vista della formazione individuale, quando lasciata a se stessa, come può essere una parte della cultura islamica anche in Europa, ma in generale, insomma, è la sfida della civiltà contemporanea, dei network, del web, dei lavori che non esisteranno più e così via. La scuola oggi, allora, noi vorremmo, io non so se la professoressa Paggio, so di Lorenzo, insomma, che ruolo abbiate avuto nella dirigenza, nell'indirizzo delle riforme poi in realtà arenatasi nel corso del tempo. Se non l'avete avuto in passato, secondo me è grave che questo sia successo, ma penso che voi che avete studiato, che avete a cuore, avete la passione, dobbiate averla in futuro. Allora, noi dobbiamo lavorarci, più Europa sta alle nostre spalle con il suo manto, però ha pochissimo potere. Fatto sta che se non c'è un ricambio di classe dirigente e di classe dirigente competente, non politicamente orientata in un senso o nell'altro, ma proprio di competenza, non andremo da nessuna parte. Insomma, i nostri dialoghi ricostituenti sono anche questi, andare alla ricerca con l'anternino di una classe dirigente competente per il futuro, che poi i protagonisti abbiano 30 anni o 90, a noi interessa poco, l'importante è la novità delle idee e la capacità di recuperare quel tempo che si è perso, ahimè, in decenni di abbandono della serietà della scuola italiana. Scusa Lorenzo. No, figurati, anzi, mi pare mi aiuti, ma è tutto questo dibattito, credo, è molto aiutante, di aiuto reciproco. Ma questa questione drammatica che ha posto Simona, delle scuole islamiche o cinesi, io credo che è vero, è fondamentale il problema. Che alternative si offrono a questi studenti? E sono assolutamente d'accordo che è un compito delle istituzioni, della democrazia italiana, investirsi di questo problema e investire la comunità italiana di cui queste persone islamiche o di origine cinese fanno parte, di investirle di questo problema, sapendo che ci misuriamo con una difficoltà drammatica. A cui io, se mi dici guardo in tasca, io la soluzione non ce l'ho, non voglio far finta di avere la soluzione. Credo che sia perché c'è una. Noi viviamo una contraddizione nostra in questo. Perché se noi diciamo che a fondamento
dell'educazione, della scuola, deve esserci la libertà. E noi troviamo dei gruppi che vogliono farsi le loro forme di educazione liberamente in un segno che è di negazione delle libertà. E il loro esercizio di libertà va nel senso della negazione di libertà. Questa è una contraddizione drammatica di fronte a cui ci troviamo. E io così, ripeto, non ho la soluzione. Credo che anche teoricamente sia molto difficile la soluzione. Praticamente io penso che finché non ci sarà una soluzione in cui ci sia una forte domanda di costituzione di scuole completamente islamiche o insomma non, di principi non liberali, non liberali. Quindi questi ragazzi andranno sia alla scuola pubblica probabilmente che a queste, come diceva giustamente Anna Maria Poggi un momento fa, ad altri. Beh, allora qui è il compito della scuola di creare, di far crescere. Quando dicevamo prima educazione, giusta, bellissima l'espressione, cioè, della professoressa, far crescere un senso di libertà, di responsabilità negli studenti, nei ragazzi. L'educazione come un far crescere personalità e usare l'istruzione, questo è il grande principio, usare l'istruzione per dare educazione. E allora, se questo è vero, io credo che non sia, non ci credo molto alla educazione alla cittadinanza come materia, che dice adesso facciamo l'ora di educazione alla cittadinanza. L'educazione alla cittadinanza passerà sopra, entra da un orecchio e esce dall'altro, come l'ora di storia se è fatta male, come l'ora di geografia, come l'ora di italiano. No, se non è. Il problema è di una qualità degli insegnanti, di una coscienza, di una consapevolezza degli insegnanti di questo, del compito di far crescere senso critico. Senso critico, senso di libertà e di responsabilità. Questo vale anche per il discorso dell'alternativa alle fake news. Certo, il problema è far crescere senso critico e questo lo si fa insegnando qualsiasi cosa, se lo insegna bene. Perché se io ho passato i 15 anni della mia vita a cercare di insegnare alle future maestre come insegnare scuola, storia ai bambini delle elementari. Beh, questo è un lavoro. Insegnare storia, ma vale esattamente per insegnare matematica, per insegnare italiano, per insegnare qualsiasi cosa. Se lo fai in un certo modo, fai crescere umanità e quindi senso di cosa. Poi ragioniamo su quello che faceva Alessandro Magno, ragioniamo in una quarta elementare su quello che faceva Alessandro Magno, ma possiamo far crescere il senso di bellezza della scelta responsabile nel bambino, che c'è, ah, che bello scegliere, decidere, guarda, scelte drammatiche e per cui io devo scegliere. Questa è educazione e devo valutare, devo capire e devo assumermi la responsabilità. Ecco, questo vale per ogni momento dell'insegnamento. E questo è allora il problema del reclutamento degli insegnanti, della formazione degli insegnanti, perché se gli insegnanti sono reclutati se il criterio è tu hai già insegnato, hai fatto supplenze per 3 anni e quindi hai diritto di stare a scuola e perché hai tanto punteggio, questo è diseducativo sugli insegnanti. Il problema, vero, diceva Simona, sono peggiorati gli italiani, come facciamo a pensare che migliorino gli insegnanti? È un problema di educazione. È un problema di educazione di tutti, della società, dei futuri insegnanti, perché solo crescendo, autoeducandosi, educandosi, essendo. E quindi anche qui c'è tutto un problema enorme, di cui adesso non possiamo forse entrare adesso, ma dei criteri, delle scelte politiche per la formazione degli insegnanti. C'erano stati momenti in cui sembrava che si aprissero dei percorsi positivi sulla formazione degli insegnanti, che sono stati risucchiati e travolti dalle dinamiche sindacali. Questo è il problema. Il grande nemico è il sindacato. E questo lo è da decenni, proprio su questo piano.
qui appunto, qui ovviamente si aprono discorsi, stiamo solo aprendo dei discorsi, anche se siamo verso la fine del nostro percorso, ma questo è il nodo, la educazione degli insegnanti perché gli insegnanti siano educatori. E a questo poi si collega, però facevi benissimo Marco a affrontarlo, il problema degli esiti della scuola, perché una scuola che condanna alla disoccupazione, a non trovare posto, certo è una scuola che si squalifica anche rispetto agli studenti. E qui è un punto, per esempio, centrale che vorrei evocare, ma una delle ragioni di fondo per cui adesso, prima magari parlavamo degli elementari, adesso parliamo ovviamente degli sbocchi, l'educazione, i percorsi, la scuola superiore, un dramma della situazione italiana è quello della sostanziale inesistenza di una istruzione terziaria professionale, non universitaria, che in Germania, ne parlavo l'altro giorno con Roberto Ciccio Messeri, che si occupa molto di queste cose, in Germania metà degli studenti che escono dalle scuole medie, no, che escono, scusate, vanno a non prendono dalle scuole secondarie e superiore, non prendono il percorso universitario, prendono il percorso dell'istruzione tecnica superiore, che è un percorso terziario non universitario, che fu costruito insieme al mondo produttivo per dare sbocchi produttivi. In Italia sono il 3%, il Sì, più 4%, o meno. meno ancora. Ecco, sono cifre irrilevanti. E questo è un punto. La dispersione scolastica sostanziale, in tanta parte, sta anche in questo. E il fallimento del rapporto fra fase della istruzione, formazione e quella del lavoro e dell'occupazione sta in gran parte in questo. Quindi anche su questo, per quanto ci riguarda come forza politica o debolezza politica, purtroppo ancora, ma insomma speriamo di essere presto una forza politica, credo che noi dovremmo cercare di operare e di batterci proprio per raccogliere quello che diceva Marco Taradace adesso, perché questo è un punto chiave, altrettanto delle altre cose che stiamo toccando. Posso tornare un attimo sulla questione del reclutamento dei docenti, perché è veramente centrale. Allora, in Italia abbiamo smesso di fare i concorsi, no? Regolarmente a partire dagli anni 70. Non so se vi è chiaro. Quindi abbiamo prodotto un mostro che oggi è difficilmente aggredibile, ma che è incostituzionale, perché io vorrei ricordare che Scrive la la nostra Costituzione. Costituzione dice peraltro che nelle pubbliche amministrazioni si accede per concorso e noi abbiamo un sistema della scuola che al 90% ragiona in maniera del tutto incostituzionale, perché non fa i concorsi per il reclutamento dei docenti. Cioè, sono 20 anni che viviamo di un sistema incostituzionale, ma è mai possibile questa cosa? Cioè, ma è mai possibile che non si riesca cioè, come dire, anche solo semplicemente a dire che sarebbe la Costituzione. E fossero solo 20, sono 20 più di 20 anni. Appunto, scusa, hai ragione, dagli anni 70, però. Voglio dire, anche solo co cominciare a dire che questo sistema è incostituzionale perché c'è l'articolo 97 della Costituzione e nelle pubbliche amministrazioni si entra per concorso, già sarebbe, secondo me, un qualcosa che, come dire, costituisce perlomeno uno scrimine. Poi la questione dei docenti non è solo quella del reclutamento, perché il reclutamento sicuramente deve procedere secondo certe logiche, ma il problema vero è che sono altrettanti anni che, oltre a non essere reclutati secondo questo sistema, non vengono nemmeno formati secondo quelle che sono le avanguardie del pensiero e degli sviluppi educativi più importanti, perché questo è un altro punto fondamentale. Tu non solo li devi reclutare in un certo modo, ma devi anche continuare ad aggiornare e a formarli,
anche perché la ricerca educativa galoppa, non cammina, galoppa. Vi faccio un esempio che per me è stato molto illuminante. Dopo anni e anni di retorica sui test, no? I test come misuratori delle competenze, eccetera, finalmente, grazie a uno dei più autorevoli studiosi della scuola di Chicago, James Heckman, si è capito, dopo anni e anni di ricerca educativa che lui ha fatto, che sono più importanti per la formazione e per l'educazione delle persone le soft skills piuttosto che le competenze, cioè quelle, diciamo così, caratteristiche della personalità, che poi lui ha anche individuato in 5 grandi caratteristiche, che sono la capacità di essere responsabile, la capacità di assumersi un compito, un qualcosa, la coscienziosità rispetto a fare un certo tipo di lavoro, eccetera. Ebbene, lui, dopo anni e anni di studi fatti su gli studenti che erano stati, come dire, allevati a suon di test, no? Quindi test, quelli con le crocette, tanto per essere espliciti, no? Che misurano il livello delle competenze, è arrivato a dire: guardate che per formare le personalità bisogna puntare sulle soft skills, cioè bisogna trasmettere le competenze in maniera tale che fortifichino le soft skills, perché quello che rende una persona anche appetibile nel mondo del lavoro non sono le competenze, che passano troppo in fretta, si superano rapidamente, ma sono talune capacità della personalità. Questo sembrerebbe quasi banale, ma James Heckman ci ha vinto un premio Nobel e oggi è all'avanguardia dell'educazione. Persino Lockse, Schleicher hanno cambiato tutti i sistemi di valutazione proprio basandosi su questo. Che cosa ho voluto dire dicendo questo? Che non basta reclutare i docenti, oltre a dover reclutare i docenti in un certo modo, bisogna anche che noi abbiamo alcuni istituti nazionali, no? Che si occupino della formazione dei docenti secondo le avanguardie pedagogiche educative, perché questo è fondamentale, assolutamente fondamentale, perché i docenti hanno anche bisogno loro stessi di essere aiutati ad affrontare i compiti. Prima Simona parlava del multiculturalismo, ma come fa un docente oggi se non è aiutato ad affrontare questo formidabile problema all'interno della sua classe, in cui magari si trova 2 ragazzini islamici, un cinese, uno di qui, uno di là, cioè come fa ad affrontarlo se non ha esso stesso, il docente, no? una solida copertura. Quindi il problema è il reclutamento e la formazione continua, che sono il nesso potrei dire fra scuola e università, essenziale. È essenziale che ci e sia una, però ce l'hanno completamente interrotto, eh? No, certo, sono 2 mondi separati oramai, sì, no? Sì. È così? Sì. Una volta c'erano, adesso sono proprio mondi separati, mentre sarebbe essenziale che ci fosse una compenetrazione, fra questi due. Una compenetrazione continua, che genera continuamente formazione, discussione, certo, dibattito, ricerca, cioè dovrebbe essere una fucina continua di idee, certo, che si incontrano, si incontrano. Invece noi cosa abbiamo? Ma per carità, fanno il loro mestiere, poverini, fin troppo bene, l'Invalsi, certo, sono bravissimi, perché fanno un mestiere incredibile, ma non basta. Non basta. E qui il dramma, penso alle mie allieve, che poi disgraziatamente erano tutte donne, il corso per maestre, non c'è maestri, vabbè, insomma, questo, che uscivano dall'università finché io c'ero, e credo continuo, maestre bravissime potenzialmente, che entravano nella scuola e tornavano dicendo: noi non riusciamo a quelle cose che ci avete insegnato, non riusciamo, e a poco le devi schiacciare, perché, e quindi invece l'essenzialità, che invece il rapporto, per esempio, da questo punto di vista, fra università e scuola rimanga vivo, perché ci possa essere una crescita,
Non che poi l'università sia perfetta, ha infiniti difetti, e l'università ha bisogno di imparare dalla scuola, anche, sia chiaro, eh? E quanto ha bisogno. Però Però anche questo non è che sarebbe così complicato, perché se uno immagina no. fatto il sistema universitario, no? Se lo si scinde per regioni, in una regione mediamente ci sono due o tre università, ma perché queste due o tre università non potrebbero costituire, non so come dire, un dottorato, una specializzazione che ha come compito costante, continuo, esattamente questo tipo di interazione, no? Che dovrebbe diventare normale, no? Sì, certo. Se posso inserirmi, devo dirle che io è da un decennio che penso, da amministrativista, quale sono per formazione, che sarebbe assolutamente indispensabile attivare un meccanismo virtuoso di formazione tra il mondo dell'università e in generale il mondo della pubblica amministrazione. Ciò che voi state raccontando mi parrebbe essere un comparto, una frazione, una sezione di quello che dovrebbe essere. Cioè, così come penso, diciamo, da sempre che i funzionari delle regioni, i funzionari dei comuni, ma anche i funzionari di apparati come, diciamo, di enti pubblici diversi, le ASL, quello che sono, dovrebbero essere messi in condizioni di continuare ad avere una formazione continua ed un aggiornamento per esempio, per imparare il ruolo che stanno facendo, perché uno può essere un bravissimo geologo, fa un bel concorso, è il più bravo geologo di tutti, poi lo mettono a capo del Dipartimento di Geologia della Regione, ma non sa che cosa vuol dire fare un pubblico funzionario, non sa cosa vuol dire fare un provvedimento, un obbligo di motivazione, non sa che cosa sia la sua funzione, l'esercizio della sua funzione, anche se è un bravissimo geologo. E a mio modo di vedere, andrebbero fatte delle iniezioni di diritto amministrativo, perché appunto è questo l'approccio da cui io mi muovo, all'interno dell'apparato. Voi state dicendo qualche cosa ancora di più, cioè che l'università si dovrebbe mettere a disposizione nel generale dei momenti di formazione dei docenti, ma direi, ascoltandovi, anche dei dirigenti scolastici, perché ciò che Lorenzo racconta in termini di incapacità della scuola di far fiorire e germogliare le potenzialità, ma anzi nel soffocarle, suppongo che siano limiti che derivano anche dalla inadeguatezza dei dirigenti scolastici, che sono un cardine del sistema. E allora, visto che ci mancano pochissimi minuti, e che a noi piace funzionalizzare, non voglio usare il verbo finalizzare, che ormai è diventato un verbo con significato. Adesso si finalizzano i contratti, lo sapevate che si diceva. Cioè, vuol dire che vanno a finire. Poi mi so, è così. Cioè, nel mondo del diritto è entrato questo nuovo verbo, finalizzare, che non vuol dire rendere funzionale a, ma vuol dire devo portare a compimento. Ma è così. Invece noi vogliamo funzionalizzare invece correttamente il nostro lavoro, e negli 8 minuti che seguono chiedo 3 minuti ciascuno, ma se aveste la bacchetta magica e poteste muovervi o sulla Costituzione o su discipline attuative, ma in parte qualche risposta l'avete già data, che cosa fareste? Per esempio, dal punto di vista del reclutamento, la professoressa ce l'ha detto, ripristinerei i ricorsi, gli ripristinerei i concorsi. Io penso che un minuto dopo avremmo in piazza tutti i sindacati che si portano dietro tutti gli insegnanti con uno sciopero ad oltranza. Questo è l'Italia. 2 minuti per dirci che cosa fareste se aveste la bacchetta magica. Diciamo, da dove partireste? Qual è il capo che prendereste per partire? Magari comincio io così. Beh, dunque io penso che siccome non è che puoi scrivere su una lavagna bianca, perché hai già una lavagna scritta, cioè noi non è che partiamo dall'anno zero, quindi abbiamo ovviamente tutta una serie di condizionamenti, cose di cui non si può non tenere conto, compreso il fatto che ci sono moltissimi insegnanti, no? Che sono stati reclutati non secondo il concorso che oggi hanno, eccetera. Però questo è un problema che è da affrontare. Di nuovo, non è che si possono mettere i problemi sotto il tappeto.
Quindi come si può affrontare questo problema? Io veramente costituirei dei poli regionali di formazione continua degli insegnanti, dei docenti, in maniera tale da cominciare a innestare, allora, cioè separerei i problemi, farei il nuovo, da domani in poi per favore facciamo i concorsi, perché i giovani è giusto che entrino nella scuola, perché non possiamo continuare a penalizzare i giovani. Quindi da domani per favore facciamo i concorsi. Cosa facciamo del pregresso? Oppure facciamo un po' concorsi e un po' immettiamo il precariato, ma almeno un 50%, no? Facciamo 50% di concorsi di nuovo e 50% immettiamo i precari. Però poi contemporaneamente creerei dei poli regionali, no? A trazione universitaria sostanzialmente. Costante e continua, cioè non deve essere una cosa che inizia e finisce, deve essere una cosa che inizia e non finisce mai. Perché la scommessa è tutta lì. E poi rinvigorirei il DPR 275 del 99, che è il fulcro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, cioè metterei in campo tutti quegli strumenti che possono aiutare a fortificare quella idea di libertà educativa, che dal mio punto di vista è fondamentale. Però se la Costituzione non cambierà i leggi. Carissimo, io aspetto invece di sapere cosa farebbe Lorenzo, so quello che farei io, lo metterei al vertice del sistema di formazione continua, ovviamente. Lorenzo, certo. Ovviamente. Lorenzo, aiutaci a chiudere. Io sono proprio banale. Perché cosa posso dire? Avrei detto peggio le stesse cose. Sono assolutamente d'accordo, perché se è vero, data la mia premessa, che il problema della scuola è quello degli insegnanti, prima di tutto, e del liberare gli insegnanti dalle dinamiche tremende che li stanno travolgendo per andare. E le strade sono queste, non credo che sia, non ci sono alternative a questo. E certo, con meccanismi di questo genere, cioè se noi abbiamo i due poli, ristabiliamo i concorsi e abbinandoli a un sistema di formazione continua che a questo punto, attenzione, coinvolge i precari. Cioè i precari, quelli che noi vogliamo, cioè, bisognerebbe anche cambiare qualche cosa nella testa di molti politici, i quali certamente sanno benissimo quello che tu hai spiegato, Simona, che nel momento che ci si mette a fare qualcosa di questo genere di serio, ci si trova di fronte a milioni di persone in piazza contro, perché questo è, quindi è una difficoltà in democrazia, come se ne esce da questo, ma insomma proviamo. Ma il problema è concorsi a cui si presentino persone che sono state formate, e anche dei precari che inevitabilmente si dovranno reclutare, non col meccanismo il 50%, come si diceva, come teoria era scritto una volta, adesso poi il 50 è diventato altro che, ma insomma, devono poter essere reclutati passando attraverso dei meccanismi di formazione, come i nuovi, si era cercato di far uscire dalle università delle persone competenti disciplinarmente e insieme preparate e inserite via via nella scuola attraverso un percorso che gli desse competenze anche educative, non solo di competenza disciplinare. Ecco, lavorando su questo, esattamente con le vie che sono state appena dette, perché questo è una via per cominciare a costruire qualcosa, e il problema è far crescere una consapevolezza anche nella società, nella scuola, ma nella società, perché se no ma
Il dramma di tutto questo, il contrario di quello che abbiamo detto qui stasera, è, se voi leggete tutte le dichiarazioni dei ministri che si sono succeduti negli ultimi tempi, noi abbiamo affrontato il problema della scuola, per i precari stiamo facendo... se il problema della scuola è la sistemazione dei precari e non è il diritto degli studenti di avere una scuola di qualità, che è esattamente l'opposto, e quindi qui c'è una battaglia politica e culturale da fare, difficilissima, fin qui sostanzialmente perdente, perché questo è il problema, che anche quando qualche volta, come appunto quel fondamentale decreto sull'autonomia, lo si conquista, si vince, dice abbiamo vinto, e poi viene sepolto dalle dinamiche, come è stato, e allora è una battaglia da continuare, da riprendere, da rilanciare, è una battaglia politica e perciò culturale e perciò politica. Oggi vi siamo gratissimi, ma io vi dico che noi dobbiamo scrivere un disegnetto di legge a questo punto, perché non è così quello che avete proposto, non lo è. E comunque intanto riassumere, il disegno di legge non so se sia possibile, però riassumere in un quadro di azione politica da svolgere sicuramente sì. E credo che le cose oggi siano state delineate benissimo nei problemi, che è la prima cosa da fare, e sono state suggerite le soluzioni che mi sembrano molto pratiche e molto serie. Benissimo, ringraziamo tutti. Grazie a voi. E a presto. Grazie. A risentirci presto. Grazie a voi davvero. Ci rivediamo lunedì prossimo alle 18. Va bene, grazie molte. Buona serata. Grazie. Grazie.